Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Oggi proseguiamo il nostro tutorial sugli incantesimi e nello specifico oggi parliamo di incantesimi d'amore, che sono sicura che è quello che aspettavi un po' più di tutto. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. La prima cosa che voglio lasciarti è una specie di avvertenza, ovvero non fare incantesimi d'amore per ottenere una persona specifica, come per esempio voglio sposarmi con Brad Pitt il prima possibile, grazie a Dea, grazie a Dio, baci a tutti, amen. No, perché ciò andrebbe a interferire con il libero arbitrio dell'altra persona e non è ciò che vogliamo, perché poi ci ritornerebbe tutto dietro e no, lasciamo stare. Piuttosto concentrati sull'attirare la persona più adatta a te, la persona perfetta per te. Se però sei innamorato di una persona specifica, hai una cotta per una persona specifica, piuttosto che chiedere esplicitamente voglio quella persona lì, fai in modo che l'incantesimo serva per farti vedere sotto una luce diversa, per essere più sensuale, più attraente, più bella e robe di questo tipo, così magari da non passare inosservato sotto gli occhi della persona che sei interessata. Però a parer mio è meglio che ci si concentri sull'attirare la persona adatta a sé, perché magari tu fai l'incantesimo per apparire al meglio, però l'altra persona non ti nota neanche in questo modo, allora significa che non è quella adatta a te e quindi ti suggerirei di concentrarti principalmente su quello, perché magari poi attiri e constati che non fa per te. Ora vediamo come potenziare gli incantesimi semplici di cui ho parlato in questo tutorial, che se non hai visto ti lascio qui. Gli incantesimi d'amore sarebbe opportuno farli di venerdì, perché associati ovviamente alla dea Venere, alla dea Frigga e quindi alla dea dell'amore, e quindi avete a disposizione la loro energia. E sarebbe opportuno farli sotto il segno della Bilancia e del Toro, quindi o lo fai di un venerdì di ottobre e fine settembre, o lo fai di un venerdì di fine aprile e maggio. Puoi anche decidere di farli comunque in primavera sotto Ostara, perché comunque si risveglia la natura, è il periodo dei nuovi amori, quindi per trovare un nuovo amore, per trovare un po' più di passionalità, la primavera è adatta allo scopo. Anche l'equinozio di Ostara di primavera è adatta allo scopo, perché è anche un equinozio legato alla fertilità. E ovviamente tieni conto delle varie fasi lunari, come ti avevo anticipato già nel tutorial precedente, quindi attingi all'energia della luna calante se vuoi troncare una relazione, attingi all'energia della luna crescente se vuoi dare più gioia, vigore alla relazione, e utilizza l'energia della luna nuova se vuoi attirare un nuovo amore. E ovviamente puoi utilizzare anche i colori rosso, rosa e viola e i simboli astrologici di Venere, del pianeta Venere, della Luna e dei segni zodiacali del Cancro, della Bilancia e del Toro. Ovviamente i simboli li incidi o li disegni o li dipingi, e allo stesso modo puoi anche utilizzare le rune Berkana, Jebo, se non sbaglio anche Dagaz. Comunque qui trovi tutti le rune e i simboli che in caso puoi utilizzare, e quindi i simboli puoi decidere di inciderli sulla candela, sul foglio dove hai scritto l'incantesimo o su qualsiasi altro materiale che utilizzi. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare è di definire precisamente cos'è per te l'amore, che tipo di partner stai cercando, e anche definire, riflettere bene su te stessa, su come vuoi essere in una relazione, che tipo di relazione stai cercando, cos'è per te l'amore, robe di questo tipo. Rifletti sulle questioni romantiche e sentimentali, così da avere chiaro che tipo di relazione vuoi, che tipo di partner stai cercando e come vuoi essere tu in una relazione. Ovviamente quando fai un incantesimo d'amore ti suggerisco di essere molto precisa, perché se stai cercando un partner fedele e che apprezza la tua compagnia e robe di questo tipo, magari ti può capitare un cane,
perché è il partner perfetto. Quindi mi raccomando, la precisione è tutto. Quindi piuttosto fai una lista lunga e precisa di quello che stai cercando, di come ti immagini la tua relazione, così da non avere malintesi e quindi magari che ti capiti un cane o un gatto nella tua vita. Ovviamente se fai questa lista del partner ideale e magari non ti senti ancora pronta nel fare l'incantesimo e magari passa qualche anno o qualche mese, insomma, passa un po' di tempo, ti suggerisco di prendere quella lista e di rileggerla per vedere se magari non hai cambiato opinione a riguardo, se è sempre così com'è, come lo stai ricercando. Perché a me è capitato di fare la lista qualche anno prima, molti anni prima, e essere decisa a fare l'incantesimo molti anni dopo e aver constatato che metà della roba che desideravo gli anni prima non corrispondevano più all'attualità. Quindi mi raccomando di rivedere un po' la lista nel corso del tempo se non fai direttamente l'incantesimo. Inoltre di materiali puoi utilizzare gli oli essenziali di gelsomino, rosa e ylang ylang, i fiori di gelsomino, margherita e rosa, invece di erbe la cannella, la camomilla, la menta e lo zenzero, e infine di cristalli sono adatti la perla, il quarzo rosa, il rubino e il diaspro. E come puoi utilizzarli in caso questi materiali? Gli oli essenziali puoi utilizzarli da lasciare una goccia sul pezzo di carta, sulla candela o sul sacchettino di mojo o anche sulla pietra che andrai a utilizzare, mentre i fiori e le erbe puoi utilizzarli per fare gli infusi o metterli nel sacchettino di mojo, o se sei abile nel fai da te con le candele o sei curioso di provare a fare le candele a casa, puoi utilizzarle incorporandole per mettere dentro le candele che poi andrai a utilizzare nell'incantesimo d'amore, mentre i cristalli puoi utilizzarli per creare talismani, amuleti o magari metterli sopra la tua lista del partner ideale. Quindi magari per esempio potresti prendere un quarzo rosa, una goccia di olio essenziale di gelsomino o di rosa, indossare il quarzo a mo' di collana e avrai già fatto un incantesimo per essere un po' più femminile un tale giorno. Visto? Semplice, no? Quindi volendo potresti fare l'incantesimo semplice che ti avevo mostrato la volta scorsa. Farlo di venerdì, stando attento alle varie fasi lunari e sotto in che segno sono. Quindi magari stai attento se la luna è in bilancia o in toro, e utilizzare i simboli che ti ho elencato, le rune che ti ho elencato, introdurle nel tuo incantesimo, utilizzare anche i colori che ti ho elencato e il gioco è fatto. Magari potresti anche aggiungere una goccia di olio essenziale e l'incantesimo è servito a puntino. Quindi è molto semplice e non ti occorrerà nulla di più. O come hai visto prima, ti basta soltanto una pietra, l'olio essenziale e voilà! Quindi spero che questo video ti sia stato utile, spero di essere stata chiara. In caso di dubbi, non ti è chiaro qualcosa o hai delle domande al riguardo, non farti problemi a scrivere un commento sotto, perché io sono sempre molto grata e felice di aiutarti se posso. Non farti davvero problemi a scrivermi, non essere timido perché non mordo mica. Ti ringrazio tanto di aver visto anche questo tutorial e di supportare il canale vedendo il video appunto o iscrivendoti al canale, lasciando un commento, like o condividendo il video. Ti sono molto grata e grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti, vi abbraccio tutti quanti i nuovi iscritti e anche ovviamente i vecchi iscritti. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mello, alla prossima!